Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram, detto questo, andiamoci dentro quel video. Il 17 aprile del 1991 Pietro Maso commette uno dei crimini più terribili a cui si possa immaginare, per un movente ancora più terribile. Pietro Maso fa sparire i suoi genitori per ottenere soldi. Dicono tutti che voleva fare la bella vita. Ho letto diversi articoli di giornale. Ho letto Eredi, un libro che racconta tutto ciò che è successo dal punto di vista di un amico di Pietro. E poi ho deciso di fare il passo decisivo. Ho comprato il libro di Pietro. Si intitola Il male ero io. In questo libro Pietro ripercorre tutti gli attimi che ha vissuto prima e dopo il tragico evento. E quindi, oggi, alla domanda. Ma Pietro Maso ha freddato i suoi genitori perché voleva fare la bella vita e godersela con i soldi della loro eredità? Beh, posso rispondervi. Di base sì, ma direi che la situazione è ben più complicata. Andiamo con ordine. Pietro Maso nasce a San Bonifacio, in provincia di Verona, in Veneto, il 17 luglio del 1971. Cresce a Montecchia di Crosara, un paesino che dista circa 35 km da Verona. Pietro nasce con dei seri problemi di salute, nasce con una meningite e una febbre molto alta. Tanto che le infermiere dell'ospedale chiamano un prete, in quanto erano convinte che quel bambino non sarebbe sopravvissuto. E invece Pietro lotta e riesce a superare quel difficile momento. Però, a causa della sua salute, passa un'infanzia davvero castigata. Le sue difficoltà sono numerose, fatica a parlare, fatica a muoversi, ma soprattutto è perennemente malato. Quando Pietro inizia a frequentare le elementari, i suoi compagni notano che spesso è assente, quindi gli fanno delle domande rispetto alla sua situazione, e lui dice semplicemente che si ammala spesso. Ma di fatto Pietro non sa cosa ci sia di diverso tra lui e gli altri bambini. Pietro guarda i suoi coetanei che giocano, corrono, si divertono e hanno al massimo una febbre o un raffreddore una volta all'anno. Mentre invece lui la febbre ce l'ha per quasi tutto l'arco dell'anno. Come immaginerete, un bambino del genere è davvero difficile da gestire. Infatti da piccolo Pietro è sempre teso, piange spesso e appena si sente un pochino meglio vuole immediatamente uscire, giocare con gli altri bambini. Inizialmente i suoi genitori glielo impediscono. Il problema è che gli anni passano e Pietro inizia a crescere, inizia a volere una vita sociale. Continua ad avere forti contrasti con i suoi genitori fino ai 10 anni. Una volta che Pietro compie 10 anni, i suoi genitori decidono di andare un minimo incontro a quelli che sono i suoi desideri e quindi provano a farlo uscire per un paio d'ore. Ma appena torna a casa, ha puntualmente la febbre alta. Per lui, avere la febbre alta non equivale a prendersi una tachipirina, farsi una sudata e via che passa tutto. Purtroppo, in questi casi, i suoi genitori sono obbligati a chiamare la guardia medica e Pietro si ritrova a passare tanti giorni a letto senza forze. A volte, anche solo un paio d'ore fuori a giocare a calcio gli costano una settimana di febbre altissima e di letto. A 11 anni Pietro decide di andare in seminario, in quanto quello è l'unico modo che trova per allontanarsi da un ambiente familiare iperprotettivo. Pietro a quel punto sente di potersi permettere più movimenti, sente di non essere più debole come prima, di conseguenza tenta di dare un colpo al cerchio e una alla botte. I suoi genitori infatti sono molto cattolici e sono ben felici di far frequentare al loro figlio il seminario. Pietro vuole allontanarsi dalla ala dei suoi genitori, fin troppo protettiva, specialmente quella di sua madre, Maria Rosa. In seminario Pietro sta bene, gioca, scherza, è accettato dai compagni, si ammala ancora ogni tanto, ma non così gravemente come in passato. Però Pietro alla fine dell'anno non può continuare a frequentare il seminario, in quanto è un bravissimo ragazzo, ma purtroppo non riesce a stare al passo con gli studi. Viene quindi rispedito a casa e per Pietro quella è la prima grande sconfitta. Sente di aver fallito perché stava davvero bene in seminario. Doveva certo rispettare delle regole, ma riusciva a socializzare, poteva fare amicizia con i suoi compagni. Tornato a Montecchia di Crosara, il ragazzo si ritrova di nuovo in quel paesino formato da più o meno 4.000 anime. Pietro continua ad avere problemi almeno fino ai suoi 13 anni, non riesce ad esprimere le sue emozioni, parla poco, è sempre parecchio teso, poi inizia a stare meglio. I suoi genitori però sono sempre comunque molto preoccupati per lui. Anche se più passa il tempo, più Pietro si sente in forma, forte. Può addirittura definirsi guarito, ma non riesce a comunicarlo ai suoi come vorrebbe. Non è abbastanza convincente. A livello psicologico, in effetti, i genitori di Pietro sono rimasti all'immagine di quel bambino sempre malaticcio, cagionevole di salute, che non poteva fare il minimo sforzo altrimenti si prendeva un febbrone da cavallo. Pietro ricorda il rapporto con i suoi genitori come un rapporto morboso. Quando è piccolo, sua madre, Maria Rosa, è incredibilmente protettiva con lui. Pietro, però, sostiene di essere cresciuto tutto sommato in una famiglia abbastanza fredda. I genitori si preoccupano di mantenere un lavoro, una casa,
la famiglia. La loro massima preoccupazione è quella di riuscire a mettere il piatto in tavola due volte al giorno. E non perché siano poveri. Pietro non è figlio unico, ha due sorelle, Nadia e Laura, che però anche in questo caso descrive come fredde. Pietro in realtà non ha mai sentito da nessuno tante parole d'affetto, nonostante in quella famiglia di affetto ce ne fosse. Ma Pietro ricorda distintamente che non c'è mai stata una sera in cui, al posto di ascoltare la televisione, si sia parlato della giornata appena trascorsa, di cosa sia successo durante quella giornata. Nulla di tutto ciò. Al limite, a tavola, si parla di lavoro, mentre si guarda distrattamente la TV. La cena dura poco, 20 minuti, e tutto quanto si limita a chiacchiere futili. Nessuno seduto a quella tavola si sofferma per esprimere un sentimento positivo o negativo che sia. Mai. Però la verità è che né a Pietro né alle sue sorelle manca qualcosa, hanno davvero tutto ciò che desiderano. Ciò che manca in quella famiglia è il dialogo. A Pietro quell'ambiente sembra sempre di più un guscio vuoto, freddo. Il ragazzo è sempre stato malato, iperprotetto. Ed ora che sta meglio sente la necessità di uscire dal suo guscio. E per farlo forgia una maschera, crea letteralmente un altro se stesso che nel frattempo nutre lentamente. Per essere precisi, a Pietro per la prima volta è sfiorata l'idea di far fuori suo padre a 14 anni. È estate, durante quel pomeriggio Pietro deve essere in giro per il paese e invece di lui non c'è traccia. Ovviamente suo padre si infuria da morire anche per la salute del figlio. In effetti Pietro quel pomeriggio è salito sulla moto di un amico per sfrecciare verso Verona. E quando rincasa si prende una bella strigliata. Suo padre gli chiede dove sia stato, gli urla di non raccontargli bugie, perché sa che non ha passato il pomeriggio in paese. A questo punto Pietro si arrabbia, sfida suo padre, gli risponde. Per la prima volta suo padre prova a tirargli uno schiaffo, che Pietro schiva. Dopodiché lo manda a quel paese e se ne scappa in camera sua. Pietro a quel punto passa tutto il pomeriggio a trivellarsi il cervello. È arrabbiato perché sente di voler fare le sue prime esperienze finalmente, ma con i suoi genitori è sempre un perenne no. Lo stesso Pietro Maso racconta che durante quella lite tra lui e suo padre si è rotto qualcosa, in quanto Pietro inizia a sentirsi grande, più forte di suo padre. E proprio in quella sera di piena estate, mentre si rigira nel letto senza riuscire a prendere sonno, a causa del caldo asfissiante pensa in un lampo: ma perché quello stronzo non sparisce? La maggior parte delle persone, dopo aver fatto un pensiero del genere nei confronti di un genitore, si danno dei deficienti anche solo per averci pensato. Ma non Pietro. Pietro, in quella notte d'estate dei suoi 14 anni, continua a pensare: e se ci pensassi io a farlo sparire? È in questo momento che si creano due personalità nello stesso Pietro, che lui divide e distingue come Pietro e Maso. Sì, lo so che sono il suo nome e cognome, ma per Pietro il suo nome e il suo cognome si distinguono in due personalità. Pietro infatti è quello debole, quello malaticcio, quello che sta sempre a casa. Non sta mai bene. E quindi ha già creato Maso. Maso cresce in fretta, si ribella a suo padre, perché il debole Pietro avrebbe potuto ascoltare il padre. Avrebbe accettato qualsiasi limite lui gli avesse imposto. Ma Maso no. Maso non può più. Maso vuole di più. Vuole stare al centro dell'attenzione, vuole l'approvazione degli altri, quindi ecco che nasce davvero quella maschera. Quella maschera oscura. Maso inizia a farsi un po' furbetto, osserva come si vestono i ragazzi più grandi di lui e poi inizia a copiarli. Si veste come loro, cerca di atteggiarsi come loro, fino a quando non arriva solo ad essere accettato, ma addirittura ammirato dai suoi coetanei. In breve tempo Pietro per gli altri diventa un esempio da imitare. Lui sì che è un ragazzo che veste alla moda e si comporta nel modo giusto. Montecchia di Crosale è un paesino che contiene un bar, una piazza, una sala giochi, un cinema e un bar. Il Bar John. Ecco che il Bar John per Maso diventa il suo principale palcoscenico. Pietro è sempre al Bar John, è vicino a casa e poi lì, in quel bar, c'è anche il biliardo. Il ragazzo si avvicina, chiede di poter giocare e così inizia a far pratica. Fa tante partite, diventa bravo e quindi inizia anche a raffinare il suo gioco. Fino a quando Pietro arriva ad avere un desiderio. Sono gli altri che devono chiedergli di fare una partita a biliardo con lui. Non il contrario, proprio perché ricorda quando da piccolo rimaneva in disparte più delle volte. Era lui che doveva andare a chiedere agli altri bambini di giocare, che spesso sbuffavano, in quanto Pietro usciva raramente. Si creavano di conseguenza dei piccoli gruppetti e il ragazzo veniva visto come quello che si infila per un pomeriggio e poi sparisce per un mese. E certo la colpa non era di Pietro, poverino, stava a casa con la febbre, che poteva farci? Ma in questo caso, a questo punto, è Pietro che inizia a lasciare spazio a Maso. Maso che vuole stare al centro dell'attenzione, vuole essere l'anima della festa. Maso che vuole addirittura diventare un leader.
vuole che gli altri lo imitino. In quel periodo, peraltro, andava di moda il telefilm Miami Vice e quindi il personaggio di Don Johnson. Pietro trova affascinante Miami, trova affascinanti le macchine, ma soprattutto di quel telefilm lo colpisce la Ferrari, che non è rossa, bensì bianca. L'adolescente, quando chiude il rapporto infantile con il proprio genitore, ha la necessità di costruirne uno proprio. Quindi ogni adolescente generalmente prende un modello a cui ispirarsi. Quindi arriva il calciatore famoso, il cantante famoso, la band famosa, il politico famoso, lo scienziato famoso, eccetera, eccetera. Per Pietro, Don Johnson è un vero e proprio guru. Il punto è che Pietro si ispira a Don Johnson per quanto riguarda anche i vestiti. Ci fa caso. In quel telefilm sono tutti vestiti molto bene. Probabilmente vestono Armani e quindi inizia a volere anche lui quei capi di abbigliamento. È così che Pietro inizia ad entrare nei vari negozi con in testa la figura di Don Johnson, con in testa il suo stile, il suo look, e inizia a copiarlo. In questo modo però Pietro diventa tristemente l'ombra di un personaggio che neanche esiste. Quindi si rende conto a un certo punto che non è davvero lui, sente che sta proprio interpretando una parte. Ed ora quella parte inizia a stargli stretta. Perché Pietro nel copiare ha perso tutta la sua personalità. È lì che il ragazzo pensa che così proprio non va bene. Deve sentirsi libero. E quindi, negli anni in cui esce la moda del punk e del paninaro, Pietro rompe tutte le regole e mescola i due stili. Inizia ad andare in discoteca ed è uno dei primi che osa salire dove il DJ mette i dischi per ballare come un cubista, perché al tempo ancora non c'erano. Pietro quel tempo capisce di essere davvero diventato il leader della sua compagnia. I suoi più cari amici sono Giorgio, Paolo e Damiano. Li ha conosciuti tutti al Bar John. Sono proprio i suoi amici che iniziano a chiedergli dove abbia comprato un capo di abbigliamento piuttosto che un altro, per poi comprarli anche loro. Quando Pietro vede che le persone che escono con lui iniziano anche a vestirsi come lui, beh, non ci sta proprio. Non vuole essere uguale a nessun altro, vuole essere unico. È a questo punto che Pietro si separa totalmente dalla realtà, creando una sua visione del mondo dove lui ha una sorta di piccolo impero, o meglio, un gruppo di persone che ubbidisce a lui e solo a lui. Pietro quindi inizia a comprare delle giacche alla Napoleone con il collo coreano e poi, non contento, si dirige da sua zia, che è una sarta, per farle personalizzare. Pietro cambia queste giacche i bottoni, ne aggiunge degli altri, rimodella le spalle, insomma, cerca di creare un capo che non si può vedere in giro perché non è venduto da nessun negozio. Pietro ha un fine: stupire gli altri ad ogni costo. Vuole essere il centro della festa. Ama stare al centro dell'attenzione, poi se a dargli attenzione sono addirittura delle ragazze, ancora meglio. Pietro ama entrare in discoteca con i suoi tre amici, Paolo, Giorgio e Damiano, ed essere osservato da tutti. Per essere osservato da tutti, Pietro deve indossare per forza cose sempre più vistose. Lui stesso racconta che la punta della sua malattia è arrivata quando è entrato in discoteca vestito con una tuta da sub, degli anfibi e un accappatoio. Questa situazione per lui è stata la prima gabbia in cui si è intrappolato praticamente da solo. Perché Pietro vuole fare sempre di più, vuole esagerare, inizia a indossare giacche bicolore, si fa cucire interamente i capi da sua zia. Ormai i suoi ingressi in discoteca non li fa più godendosi gli occhi che si posano su di lui. Perché? Pensa già al giorno dopo. Pensa a cosa inventarsi l'indomani per stupire ancora di più. A questo punto Pietro e i suoi genitori si sono già divisi. O meglio, Pietro non prova nulla per loro a livello affettivo. Col tempo, insomma, ha capito che non sono figure di riferimento per lui. Pietro e i suoi amici vivono una vita che li riporta alla terra, all'agricoltura. Vedono i loro padri tornare a casa la sera, stanchi, con le unghie sporche. Non hanno mai tempo per un loro svago, un loro divertimento. E quindi Pietro, Giorgio, Paolo e Damiano cominciano a dipingere la loro vita ideale e provano anche a farla quella vita. Ed è da qui che nasce il termine fare la bella vita. Questa bella vita nella testa dei giovani è composta da lustrini, eccessi, belle donne. È composta dal poter offrire da bere agli altri, perché possono permetterselo, avere belle macchine e giocare anche al casinò. Questa bella vita non rimane solo nella testa dei ragazzi, perché di fatto i giovani fanno di tutto per potersela permettere questa bella vita, che di fatto è una vita piena. Sì, ma anche molto molto stressante. Arriva infatti una sera d'autunno del 1990. Pietro e Giorgio sono davanti al Bar John, ma fa freddo. Un freddo che penetra nelle ossa, e i due quindi decidono di andare in macchina per riscaldarsi. Giorgio è un po' troppo silenzioso, Pietro lo nota ma non glielo dice. Fino a quando Giorgio spunta fuori con una domanda precisa, ossia: Pietro, come si potrebbe fare per avere tanti soldi? Cioè, per averne tanti e subito? La domanda è semplice, incredibilmente ingenua.
tranquilla. A quel tempo addirittura tutti hanno un impiego e per di più scommettono anche quando giocano a biliardo. Insomma, i soldi di certo non mancano, ma loro ne vogliono di più. Pietro la butta lì, di nuovo. Da quando ha pensato di far del male ai suoi genitori sono passati 5 anni. 5 anni in cui Pietro non ha più pensato a loro, troppo occupato a ricercare le attenzioni degli altri. Dice, se vogliamo fare dei soldi e in fretta, abbiamo una sola opzione, far fuori i miei. Giorgio lì per lì non capisce. E gli dice, ma come Pietro, far fuori i tuoi? Pietro risponde, sì, facciamo sparire anche le mie sorelle, vendiamo tutto, casa, terreni. E poi ce ne andiamo via da questo paesaccio. Giorgio guarda Pietro, sorride con lui complice, poi spegne la sigaretta, mette in moto la macchina e dice, dai, è ora che si va a ballare. Ed il discorso muore lì. Poi arriva gennaio del 1991, Giorgio vuole una macchina nuova, ma i suoi genitori si oppongono. Quindi lui si fa prestare dalla banca, dietro garanzia del suo datore di lavoro, ben 25 milioni di lire. Il finanziamento arriva nel febbraio del 1991, ma Giorgio la macchina nuova non la comprerà mai. Quei soldi, così tanti, tutti insieme, danno alla testa a tutti. La stessa sera ordinano da bere per tutto il bar e nel giro di poche settimane quei soldi se li bruciano tutti proprio per condurre la loro bella vita. A quel punto torna a quel progetto. È tardo pomeriggio, la giornata di lavoro è finita e fa ancora molto freddo. Pietro, Giorgio e Paolo vanno al bar John. Il bar è praticamente vuoto, quindi la sala è tutta per loro. Così Giorgio e Pietro iniziano a giocare a biliardo, mentre Paolo si mette in un angolo. Arriva un momento in cui Giorgio lo dice chiaramente. Ossia, ragazzi, siamo nella merda perché io i soldi li devo restituire entro metà aprile. Come facciamo? Tutti si guardano, ma nessuno osa parlare. Pietro, quindi, manda una palla in buca e poi dice, con molta semplicità, se vogliamo fare i soldi, ragazzi, l'unico modo è far fuori i miei. Intaschiamo l'eredità, paghiamo i vari debiti e ce ne andiamo. Paolo a quel punto si unisce alla conversazione e chiede, sì, ma come diamine si fa? I giornali l'hanno ripetuto, detto e ridetto, l'hanno fatto per soldi. Beh, in parte è vero, ma per ogni verità c'è una parte sconosciuta. Pietro e Giorgio non hanno bisogno di soldi, lavorano, hanno sempre le tasche piene. Ed è proprio per quel motivo che Damiano e Paolo gli hanno chiesto di entrare in compagnia con loro. Vedono i due con troppi soldi nel portafoglio e quindi pensano che facciano parte di qualche giro losco. Ma la verità è che nessuno dei ragazzi fa parte di un brutto giro. Tutti lo pensano, ma poi vengono messi davanti a un'evidenza. Giorgio, Paolo, Pietro e Damiano sono davvero dei bravi ragazzi. O almeno si comportano come tali, non attaccano briga, non fanno assolutamente alcun tipo di rissa, non creano problemi con nessuna sostanza. Questa situazione è evidente per tutto il paese. I soldi quindi quei ragazzi li hanno, ma 25 milioni tutti insieme in pezzi da 100 non hanno mai avuto l'onore di vederli. E in effetti sono proprio quei 25 milioni che danno totalmente alla testa ai ragazzi. Il problema non si presenta solo quando devono restituirli, il problema è ben radicato in loro, perché si sono illusi che i soldi siano l'unica possibilità che possiedono per andare via, fuggire, cambiare aria. Quei ragazzi vogliono cambiare vita. Il punto è che Pietro e i suoi amici accelerano, decelerano, mandano a monte i piani, fanno delle prove, indietreggiano, ma nessuno si ferma mai seriamente guardando Pietro dicendogli «Ma cosa diavolo stai facendo? Sono i tuoi genitori!» Né Giorgio, né Paolo, né Damiano hanno mai avuto il coraggio di andare contro Pietro. Perché vogliono essere come lui e tutti quanti sentono il bisogno di dimostrare all'altro di essere all'altezza. Tutti pensano alla bella vita dei telefilm, pensano a Miami, il sogno americano, la salvezza da quella vita grigia, cupa e monotona in quella provincia veneta. La verità è che nessuno dei ragazzi ha mai pensato realmente a quello che non solo vorrebbero fare, ma stanno per fare. Nessuno di loro conosce la violenza, non sono dei ragazzi rissosi, ma sono disposti a tutto per spezzare la maledizione a cui li avevano condannati i loro padri e i loro nonni, ossia lavorare la terra, fare l'agricoltore. Montecchia di Crosara, come vi ho già detto, è una piazza, una chiesa, una sala giochi, un cinema, un bar e per chi ci abita rappresenta un contratto già firmato. Tanto sacrificio e soldi che si guadagnano ma non si spendono, si tengono da parte per quando si diventa anziani. Il tuo dio principale è il lavoro, subito dopo arriva la chiesa. Ebbene, quei ragazzi a vedere quella situazione già si sentono morti dentro, quindi i quattro amici continuano a parlare del loro piano e dopo febbraio arriva marzo. Marzo però non porta con sé la primavera, continua a piovere, continua a far freddo. Una domenica Pietro e Giorgio sono sempre al bar John con la stecca del biliardo in mano. Giorgio a questo punto dice a Pietro, Pietro, ma per fare quella cosa là, perché non cerchiamo qualcuno che lo fa al posto nostro? Qualcuno che lo fa di professione? Possiamo provare a cercare una mattinata in cui siamo liberi da lavoro. Pietro risponde tranquillo a Giorgio, ok Giorgio, ma
Dove andiamo? Giorgio, con un'ingenuità da far paura, risponde: beh, proviamo ad andare a Vicenza, ha un sacco di basi militari. E beh, certo, tu vai a Vicenza, un posto in cui ci sono un sacco di basi militari, e trovi così una persona disposta a far fuori qualcun altro. Ovvio. Inutile dirvi che Giorgio e Pietro pensano il tutto con un'ingenuità impressionante. Sono dei ragazzi che non sanno neanche cosa voglia dire commettere un crimine del genere. Chi potrebbe mai pensare di andare a caso in una città per trovare qualcuno che gli faccia fuori determinate persone? Insomma, non è che puoi fermare i passanti per strada dicendo: oh, salve, buongiorno, mi scusi, lei per caso conosce qualcuno che è disposto a commettere questo crimine per soldi? Decisamente no. E invece Pietro e Paolo neanche ci pensano. Partono per Vicenza e poi, una volta lì, si rendono conto che non possono combinare nulla, quindi iniziano a girare un po' per il centro. Poi trovano un negozio per prodotti agricoli. Si guardano e decidono di comprare del veleno per topi. Non contenti, corrono anche verso una farmacia per prendere dei sonniferi da mixare al veleno per topi. Tornando indietro però, i ragazzi, ecco che iniziano a dubitare, a vacillare. E se i genitori di Pietro si rendono conto del topicida per l'odore? No, no, non si può proprio fare. È così che all'arrivo i ragazzi buttano tutto in un cassonetto dell'immondizia. Il progetto però non si ferma. La seconda volta Pietro e i suoi amici hanno intenzione di far saltare per aria la casa con del gas. Infatti in garage i genitori di Pietro tengono le bombole del gas di scorta. La soluzione quindi appare facile, sicuramente drammatica, ma facile. Ormai a quel dannato 17 aprile manca un mese. Arriva la mattina del 18 marzo e Pietro è a casa da solo. Suo padre è fuori per sistemare il trattore mentre sua madre è a fare delle commissioni. Pietro pensa che quello è il momento perfetto. Quindi scende in taverna e inizia a sigillare tutto con dei cuscini. Sale in bocco del camino che le finestre non vuole che ci siano perdite di gas. Poi afferra le due bombole di gas e le piazza al centro della stanza. Contengono ognuna 25 kg di gas. Poi prende una sveglia e la imposta sulle ore 12, ossia su mezzogiorno in punto. Pietro ha deciso di far esplodere tutto domenica, dopo la messa delle 11, momento in cui di solito pranzano tutti insieme. Una volta aperte le bombole ci avrebbero messo una ventina di minuti, ma serve qualcosa che faccia partire la scintilla. Pietro trova una centralina che di solito usa quando fa qualche festa in casa per le luci a intermittenza, sale una scala e collega la centralina a 5 o 6 faretti da 200 watt ciascuno. Poi posiziona il tutto sulle bombole. Sarebbe dovuto accadere ciò. La sveglia suonando avrebbe provocato un rumore. Quel rumore sarebbe stato registrato dalla centralina, che automaticamente avrebbe fatto accendere le luci. Quella scintilla impercettibile che provoca l'accensione delle lampadine sarebbe bastata per far saltare in aria la casa. Pietro sistema ogni cosa alla perfezione. Sistema il tutto così bene che poi anche in questo caso decide di non procedere. Pensate che aveva detto anche ai suoi che quel giorno sarebbe andato a mangiare da un suo amico, ma Pietro, al posto di far saltare la casa, ha fatto saltare il piano. Probabilmente perché a quel punto si sta concretizzando la possibilità di realizzarlo davvero, quel piano, di portarlo a termine. Quindi ha avuto paura. Nonostante questo, i piani non finiscono e si arriva ben presto al terzo. Quel giorno Pietro avrebbe dovuto accompagnare sua madre da un'amica, cosa che effettivamente fa spesso. Di conseguenza sarebbero saliti in auto e con loro ci sarebbe stato anche Giorgio, che ovviamente sarebbe montato sul sedile posteriore. Al momento giusto, Giorgio l'avrebbe colpito alla testa, da dietro. Poi avrebbe dovuto occuparsi di suo padre Antonio. Pietro sarebbe andato da lui in campagna per dirgli che sua moglie stava male. E, rientrando con lui in casa, Giorgio di nascosto avrebbe colpito anche lui. Però in questo piano mancano le sue sorelle. Pietro si chiede: come faccio a far sparire anche loro? E anche per questo che Pietro e i suoi amici continuano a mandare a monte i vari piani. E forse questa situazione avrebbero dovuto comprenderla, capirla. Quei tentennamenti avrebbero dovuto metterli in avviso, come un presagio di ciò che stava per accadere sul serio. Ebbene, come avrete capito, anche questo terzo piano va totalmente a monte. Giorgio non ha il coraggio di colpire la madre di Pietro e quindi ciao ciao piano. Però c'è un fatto: tutti questi piani potevano andare male, ma quei soldi Giorgio avrebbe dovuto restituirli in qualche modo. E metà aprile si sta avvicinando in fretta. Ormai in Pietro c'è la totale assenza di consapevolezza della gravità del fatto che sta per compiere con i suoi amici. C'è anche assenza di rabbia da parte di Pietro. Non odia i suoi genitori. Ne sente qualche strano richiamo da dentro che gli suggerisce di compiere gesti atroci. Nulla di tutto ciò. Non prova nulla che possa giustificare un odio antico per i suoi genitori. Almeno, così lui sostiene. La mia umile opinione è che probabilmente un odio antico c'era e come. Ma Pietro neanche se ne rendeva conto, probabilmente. Pietro pensa quest'anno di poi che forse i suoi genitori li aveva già fatti fuori nella sua testa. Fatto sta che non erano neanche degli estranei per lui, perché pensare ad un estraneo equivale ad attribuirgli un'esistenza. Ebbene, non c'era neanche questo. Per Pietro, sua madre e suo padre sono figure inanimate che si muovono nella sua realtà. Ed è triste dirlo, ma per lui
colpirli. È stato come colpire un sacco vuoto, perché è avvenuto in totale assenza. Pietro c'era, ma non c'era. Forse c'era Maso, ma non c'era Pietro. Fatto sta che pochi giorni prima del crimine, in macchina con Pietro ci sono Giorgio, Paolo e Damiano. Stanno andando in discoteca ed è Giorgio a introdurre l'argomento, dicendo: ragazzi, non abbiamo più tempo, dobbiamo farlo. Damiano aggiunge: nell'officina dove lavoro ci sono delle tute da meccanico, possiamo usare quelle, così non ci sporchiamo. Giorgio annuisce e continua: e se non riusciamo a farlo fino in fondo? Serve qualcosa per coprirci la faccia. Paolo quindi interviene e dice: perché non ci mettiamo delle maschere? Abbiamo quelle di carnevale, così non risulta che le abbiamo comprate all'ultimo minuto. Pietro è l'unico che non dice una parola e c'è un'evidenza: nessuno si tira indietro. Pietro in quel momento non ha dato alcun input, non sta dicendo nulla, sono i suoi amici che ne stanno parlando. Hanno già fatto i conti. Con l'eredità, vendendo la casa e i terreni, avrebbero ricavato circa 1 miliardo. Quei soldi se li erano già spartiti, 200 milioni a testa andavano a Paolo e a Damiano. Il resto se lo sarebbe tenuto Pietro, facendo a metà con Giorgio. Ed è così che quei bravi ragazzi che vogliono fare la bella vita mettono a punto l'ultimo piano. Prima di tutto c'è da sistemare Damiano, in quanto lui è piccolo, quindi sarebbe stato con Pietro. Mentre Paolo e Giorgio avrebbero agito assieme. I genitori di Pietro sono soliti mettere la macchina in garage. Da lì c'è una porta che li conduce direttamente in casa. Ebbene, Giorgio e Paolo si sarebbero nascosti vicino alla porta d'entrata. Il padre di Pietro, Antonio, di solito sale per primo, seguito da Maria Rosa, la madre di Pietro. Ecco perché Pietro e Damiano avrebbero dovuto colpire lui e subito dopo Giorgio e Paolo avrebbero dovuto colpire lei. Così il gruppo di amici riempie un borsone. Dentro ci mettono le tute, una spranga di ferro, un blocco a sterzo e le maschere per coprirsi il volto. Quel borsone rimane a casa di Damiano fino alla sera in cui si preparano per andare a far fuori i genitori di Pietro. Arriva il giorno maledetto, è il 17 aprile. Fuori piove, non c'è odore di primavera nell'aria, il cielo è livido e Pietro sente tutto il suo peso sulle spalle. No, quella non è una giornata come tutte le altre. Pietro non riesce ad alzarsi, come se una forza sconosciuta lo schiaccia a letto. È pesante. Il ragazzo aspetta un po' a letto, poi rotola da un lato e si alza. In casa non ci sono rumori. Il padre Antonio non c'è, mentre sua madre si muove silenziosa nella cucina. Ancora più silenziosa del solito. Pietro è ansioso, si fa una doccia bollente, sperando di sentirsi meglio. Ma l'acqua, quell'angoscia, non riesce proprio a lavagliarla via. Sono le 10:30, Pietro esce di casa e va a far colazione al Bar John. Il paese è vuoto, piove, quindi i contadini non vanno nei campi. I suoi amici sono a lavoro, mentre lui si è licenziato qualche settimana prima. Pietro quindi va nella sala biliardo del Bar John e ricorda che Maso è nato lì. Maso l'ha fatto nascere lui e tutta la sua crescita è avvenuta proprio in quel bar. Nel Bar John. Il ragazzo guarda il biliardo, lo accarezza, pensa a tutte le serate passate con i suoi amici a giocare, a fumare troppe sigarette. E poi Pietro pensa alle serate in cui offrivano da bere a mezzo mondo. Pietro pensa ai soldi, perché ormai il suo dio è quello, il dio denaro. Alle 12 Pietro torna a casa, tutti si stanno per mettere a tavola per il pranzo e lui è sempre puntuale, non vuole destare di certo sospetti. Ecco perché dopo pranzo, quando la madre chiede a Pietro di accompagnarlo da sua sorella, ossia dalla zia di Pietro, Pietro dice che va bene, che non c'è alcun problema. Mentre sua madre chiacchiera con sua sorella, Pietro va a farsi un giro, ma non ha voglia di stare in mezzo alla gente. Va a far benzina, compra le sigarette e poi vaga un po' in macchina senza meta. Fino a quando non torna a prendere sua madre, le fa giusto un paio di domande durante il viaggio e dopo 10 km scarsi sono a casa. Arrivano alle 18 e Pietro inizia a farsi seriamente agitato. Decide quindi di andare in sala giochi nonostante sia un anno che non ci mette piede. Pietro non vuole pensare, o almeno prova a non farlo. Entrato in sala giochi, Pietro nota 3 ragazzi che conosce di vista e quindi si ferma lì a chiacchierare con loro. Sulla via del ritorno, Pietro passa davanti al Bar John, ma non si ferma. Va invece a trovare Paolo. Suona il citofono e gli dice di scendere. Paolo, quando arriva, è preoccupato e gli dice: ma Pietro, perché mi hai chiamato? Non dirmi che è successo ancora qualcosa. Salta al piano? Pietro è serissimo. Si gira, guarda Paolo e gli dice: sono solo venuto a dirti che o questa cosa si fa stasera o niente. Paolo è dubbioso, chiede a Pietro se è sicuro che i suoi sarebbero usciti quella sera, ma Pietro gli dice che ha già verificato tutto. L'importante è che nessuno si tiri indietro. Quindi Pietro guarda Paolo e gli dice: tu sei convinto? Paolo risponde: Pietro, certo che sono convinto. Io non mi tiro indietro. Ci vediamo più tardi al Bar John. A questo punto Pietro torna a casa. Quella sera mangiano prima del solito perché per l'appunto i suoi genitori devono uscire per andare ad un gruppo di preghiera. Pietro si comporta come se nulla fosse, aiuta sua madre a sparecchiare alla fine della cena e poi dice a suo padre: beh, accompagnatemi voi quando uscite che io mi fermo al bar. Alle 20:20 in punto Pietro, Antonio e Maria Rosa escono da casa tutti insieme in macchina. Quando Pietro sta per scendere davanti al bar, suo padre gli chiede: Pietro, per caso vuoi che stasera prima di tornare a casa ti passiamo a prendere? Il ragazzo non sa cosa rispondere in quel momento. Certo non può dire: no papi, tranquillo,
A quel punto io starò già a casa e ti starò aspettando per farti fuori. Di conseguenza Pietro accampa una scusa, gli dice: papà, tu prova a passare, se mi vedi al bar vengo con voi. Quella è stata l'ultima volta in cui Pietro ha parlato con i suoi genitori. Pietro entra nel bar, Giorgio è già al biliardo con la stecca in mano che lo aspetta. Lo accoglie in maniera fredda. Pietro chiede dove sia Paolo. Giorgio gli risponde: non è ancora arrivato, aspettiamo un altro po'. Così Pietro inizia a chiacchierare con altri ragazzi presenti nel bar e ordina una limon soda. Sottolinea che col senno di poi gli sarebbe piaciuto tanto essere ubriaco, e invece no. È lucidissimo. Poi ecco che nel bar John entra Paolo e ha un'aria così spensierata che mette un attimino in dubbio Pietro. Quindi Pietro chiede a Giorgio: ma questo lo sa che stasera dobbiamo andare in discoteca? In discoteca è il loro alibi, ma ci ritorniamo. In quel momento Pietro ha chiesto a Giorgio: ma Paolo, ha capito cosa dobbiamo fare questa sera oppure se ne è scordato? Giorgio quindi gli risponde: sta ancora giocando a biliardo. E dice: no, ma lui sa tutto, tranquillo. 2 minuti, finisco qui la partita e arrivo. I tre, dopo qualche minuto, escono dal bar John. Vanno tutti a casa di Damiano, in garage, dove si esercita a fare il DJ. Nel garage di Damiano c'è ancora il borsone che i ragazzi hanno riempito per poi lasciare lì. Damiano ha ancora 17 anni. Tutti entrano nel suo garage, si sistemano sui divanetti che Damiano ha sistemato e a quel punto Pietro dice: ragazzi, o stasera o mai più. Giorgio ribatte immediatamente: dobbiamo rientrare con questi soldi, ragazzi, dobbiamo farlo. Paolo è della stessa idea, mentre Damiano si limita a guardare Pietro. Pietro quindi lo guarda e gli dice: dunque, tu ci sei oppure no? Damiano risponde subito: io di certo non mi tiro indietro, andiamo. I ragazzi quindi prendono il borsone in cui hanno messo tutto l'occorrente i giorni prima, escono da casa di Damiano e si dirigono verso casa di Pietro. Sono le 21:30, i ragazzi arrivano a casa di Pietro e Pietro sa che a quel punto hanno più o meno 1 ora e mezza di tempo per prepararsi. Infatti i suoi genitori sarebbero rientrati per le 23, massimo 23:10. Con i minuti che scorrono il primo a tentennare è Paolo, che dice: dai, no ragazzi, facciamo un'altra volta, non è cosa. Ma Giorgio cerca di convincere tutti e dice: no ragazzi, dobbiamo farlo stasera. Così come lo abbiamo pensato, il piano va bene. Ma col tempo che scorre, anche Giorgio inizia ad avere un pochino di paura. Anche lui inizia a indietreggiare, dice: mi sa che questa non è la serata giusta, io proprio non me la sento, rimandiamo, lasciamo perdere ragazzi. E a questo punto è Pietro che ha in mano il potere. Sarebbe bastato un suo: avete ragione ragazzi, rimandiamo. E quella sera del 17 aprile non sarebbe successo nulla. Invece Pietro dice: o stasera o niente, non si rimanda più. A questo punto nessuno sa più che cosa dire. Guardano Pietro e annuiscono. Pietro apre il borsone, sfila la spranga di ferro e la mette a terra ai piedi del divano. Poi prende le maschere, le passa a Giorgio, a Paolo e a Damiano. Lui evita di indossarla, non la vuole. Passa quindi anche le tute a Giorgio, Paolo e Damiano. Ne tiene una per sé. La indossa ma non si sente libero nei movimenti, quindi se ne sbarazza in tempo record. Prima di mettersi alle loro postazioni pensano di svitare le lampadine. In questo modo, entrando in casa, i genitori di Pietro non li avrebbero visti. Quando mancano pochi minuti, Pietro dice: ragazzi, posizionatevi. Mi raccomando, non vi spaventate e non chiamiamoci mai per nome. Tutti pronti? Ora non si parla più, non fate rumore. Non dovete quasi respirare. Tutti si ammutoliscono, i secondi scorrono e Pietro sa che mancano davvero pochissimi istanti. Ed è qui che ha i primi cedimenti, inizia a pensare: cazzo, ma perché ho detto sì? Perché non ho detto di no? Perché non mi sono rifiutato? Ma ormai è troppo tardi, e quindi Pietro cosa fa? Scivola via e lascia il pieno controllo a Maso. Maso, quello forte, freddo e lucido. Maso ce l'avrebbe fatta. Arrivano le 23:10 e i ragazzi arrivano alle orecchie il rumore del tintinnio delle chiavi e dei passi del padre di Pietro, Antonio. Tutti si preparano, si mettono in posizione e quando arriva il momento colpiscono. Peccato che quando hanno finito di colpire, nessuno sia davvero venuto a mancare. Il padre di Pietro respira ancora. Ci pensa Giorgio a soffocarlo. Anche la madre di Pietro non è ancora venuta a mancare, si sta trascinando sul pianerottolo. E dopo vari tentativi per soffocarla, Pietro decide, colpisce con la spranga. E per lei a quel punto non c'è più scampo. Una volta terminato, i ragazzi vengono presi dal panico. Giorgio sparisce, corre a vomitare, Damiano si chiude in una stanza a chiave. Sono tutti presi dal panico e nonostante Pietro non stia capendo una fava, sa di avere un compito: tranquillizzarli. Quindi entra di nuovo in azione Maso, che dice: ok ragazzi, tutti calmi, non facciamo cazzate proprio adesso. A questo punto parte la fase 2 di quel piano: fingere che siano entrati i ladri. Pietro copre i due corpi con dei lenzuoli perché non sopporta di vedere quello che ha fatto. Cerca di non mettere a fuoco niente, copre i corpi ma neanche li guarda e poi inizia ad abbaiare ordini. Inizia a dire: aprite i cassetti, prendete oggetti di valore e metteteveli in tasca. Poi rovesciate tutto. Una volta terminata di inscenare la rapina finita male,
Tutti vanno in bagno, a turno si puliscono, si guardano e pensano che forse sono in troppi a custodire quel segreto. Però sicuramente quel segreto li fa sentire più forti degli altri, perché insieme hanno fatto una cosa davvero molto molto pesante. Pietro però inizia un po' a imparanoiarsi, inizia ad aver paura di Giorgio. Lui è quello che più gli somiglia e ora teme di non poterlo più controllare. Pietro pensa che ora Giorgio sa essere forte come lui, di conseguenza non può stare più sotto il suo potere. Tutti gli altri invece sentono all'interno una gran forza che gli avvicina a Pietro. Peccato che lui si senta davvero fragile, piccolo come non mai. Non ha mai aspirato ad essere un leader del male. Ma Giorgio gli fa capire che siccome hanno già fatto il primo passo, in caso farne altri 2, 3, 4, 5, 6 non sarebbe stato un problema. Giorgio quindi sembra ambisca a percorrere quella strada, vuole continuare a colpire per denaro. Pietro però non vuole essere quella persona, gli fa letteralmente ribrezzo solo l'idea. Far fuori qualcuno, dice Pietro, è privazione, è assenza, è un'energia fredda. Arriva a mezzanotte e mezza, i ragazzi hanno finito di pulirsi, quindi sciacquano bene tutto, il lavandino, puliscono in giro, cercano di non lasciare tracce e poi tornano in sala. Gli asciugamani sporchi di sangue li infilano in due buste. Poi Giorgio prende le lenzuola che coprivano i corpi, le appallottola e insieme agli asciugamani sporchi di sangue li infila nel borsone. I ragazzi quindi escono da casa, vanno in garage, Pietro apre il cofano della macchina, uno a uno, e ci mette il borsone. Pietro porta quella macchina spinta fino fuori casa, si guarda attorno e quando si assicura che non c'è nessuno che l'abbia visto, fa salire tutti in macchina e partono. Si fermano prima da Paolo, che scende dalla macchina senza far rumore e torna a casa. Gli altri invece si dirigono a Verona, in discoteca, all'Alter Ego. L'alibi è proprio la serata in discoteca. Quella notte però qualcosa va storto, in quanto quando i ragazzi arrivano all'entrata della discoteca, il buttafuori gli chiede l'invito. I ragazzi rimangono lì come dei cuccoli, gli chiedono: ma come l'invito? In che senso? Il buttafuori gli dice che quella sera c'è una festa privata e senza l'invito non possono proprio entrare. Pietro a questo punto decide di insistere, giusto per far ricordare al buttafuori che lui quella sera era lì. Poi, verso l'una, tutti decidono di andare in un bar. Stanno lì mezz'oretta, ordinano una birra, la bevono e si fermano in quel bar col solo fine di farsi inquadrare per bene. Loro, quella notte, sono stati lì. Una volta finita la birra, escono da quel bar, montano in macchina e tornano al loro paese. Scendono in prossimità di un ponte e buttano il borsone in un fiume, liberandosi così di tutte le prove. E a questo punto la parte più difficile tocca a Pietro, perché è lui che deve recitare bene la sua parte se vuole farla franca. Il ragazzo rientra in casa, posteggia la macchina in garage, aspetta un paio di minuti davanti alla macchina e poi inizia a urlare: aiuto, aiuto! Suona il campanello del vicino, che quindi si sveglia e chiede a Pietro cosa voglia. L'ultima parte del piano è ufficialmente partita. Pietro dice al suo vicino: ho paura, credo che sia successo qualcosa. Il suo vicino quindi scende, gli apre la porta e lo fa entrare. Sono circa le 2 del mattino. Tutta la casa si sveglia e Pietro quindi inizia a raccontare in modo coincitato la sua versione dei fatti. Pietro in questa occasione dice tali parole: sono risalito dalla scala e ho visto 2 piedi che spuntavano, mi sono spaventato tantissimo e quindi sono subito venuto qui. Antonio guarda sua moglie un po' perplesso, dice a tutti di cercare di tranquillizzare Pietro, mentre lui sarebbe andato a controllare. Passano 10 minuti e quando Antonio torna è bianco come un lenzuolo. Sussurra a sua moglie cosa ha visto, poi chiama i carabinieri. In realtà i vicini lì per lì a Pietro non sanno mica come dare la notizia, quindi inizialmente gli dicono solo che sua madre si è sentita male e che quindi hanno chiamato un'ambulanza. Nel giro di 20 minuti con l'ambulanza arrivano i carabinieri e con i carabinieri arrivano le sorelle di Pietro, Laura e Nadia. È in quel momento che Pietro viene assalito da un terrore cieco. Prima fingeva di essere spaventato, ora è davvero terrorizzato. Batte i denti, non riesce a star fermo, viene addirittura visitato da 2 dottori diversi quella notte. Quindi gli somministrano un calmante e poi gli danno la terribile notizia: i suoi non ci sono più. Pietro inizia a dire: no, non ci credo, voglio tornare a casa! Ma il tranquillante che gli hanno dato sta facendo effetto, quindi Pietro si accascia sul divano dei vicini. È totalmente privo di forze, le sue sorelle si siedono immediatamente vicino a lui. Poi i carabinieri chiedono a Nadia, Laura e Pietro di seguirli in caserma. Li portano tutti nella stanza del comandante e l'uomo spiega che in casa loro probabilmente è entrata una banda di criminali. Spiega anche presumibilmente come sono avvenuti gli eventi. Una banda è entrata in casa e quando Antonio e Maria Rosa sono rientrati li hanno sorpresi. Quindi i membri di questa banda li hanno fatti fuori per poi fuggire. Il comandante si rivolge direttamente a Pietro chiedendogli: Pietro, hai visto per caso qualche persona sospetta girarsi nei dintorni di casa tua in questi giorni? Oppure sai se i tuoi avevano litigato con qualcuno? Il ragazzo risponde immediatamente: sì, ho visto una macchina girare.
Sembravano stranieri, una macchina con su due uomini. Arrivano alle 5 del mattino e finalmente i carabinieri lasciano andare Pietro e le sue due sorelle. Vanno tutti a casa di Laura, che si è sposata l'anno prima. Mentre Nadia ha deciso di non tornare a Verona, dove convive con il suo fidanzato. Quella notte, Nadia, Laura e Pietro dormono tutti insieme nel lettone. Le sorelle di Pietro lo vogliono proteggere da tutto quel male, ma sono inconsapevoli del fatto che quel male gliel'ha provocato proprio quella persona che dorme in mezzo a loro. Poco più in là, appoggiati su una sedia, ci sono anche i pantaloni di Pietro, che sono sporchi del sangue dei loro genitori. Ma ancora, Nadia e Laura non possono saperlo. Arriva la mattina del 19 aprile del 1991. Nadia sveglia Pietro in gran fretta e gli dice: Pietro, sbrigati! Ha chiamato la banca, ci vuole il direttore, dice che ci vuole parlare. La sorella di Pietro ovviamente non sospetta nulla, è davvero molto addolorata. Mentre invece Pietro sprofonda nel panico. Per la prima volta dopo nemmeno 48 ore Pietro perde il controllo. E perde il controllo perché sa benissimo cosa vuole la banca da loro. Quindi Pietro e le sue sorelle vanno alla Banca Popolare di Verona. Una volta che entrano vengono fatti accomodare in un ufficio e ad accoglierli c'è un uomo brizzolato che inizia con tono di circostanza. Capisco il momento delicato, ma vi ho fatto venire per informarvi. Non lo so se sapete che... Le sorelle di Pietro esclamano insieme, ma sapere cosa? L'uomo quindi continua. Ecco, qualche giorno fa, vostra madre, la signora Tesseri Maria Rosa, ha firmato un assegno di una cifra consistente, 25 milioni di lire. Non aveva mai fatto un assegno per un importo così alto. Ma la cosa, diciamo, strana è che vostra madre lo ha intestato ad un ragazzo di 18 anni, un certo Giorgio. Voi lo conoscete? A questo punto, ragazze e ragazze, qui crolla tutto. Nadia capisce subito, si gira verso Pietro e gli chiede: Pietro, cosa c'è sotto? Ebbene, quell'assegno l'aveva fatto proprio Pietro qualche giorno prima della tragedia. Aveva rubato il libretto a sua madre per falsificare la sua firma e l'aveva intestato a Giorgio, il suo complice, per pagare il suo debito, che era diventato anche suo e dei suoi amici, 25 milioni di lire. Arriva il pomeriggio del 19 aprile del 1991. Pietro è in caserma dei carabinieri, con lui ci sono le sue sorelle. Ha dovuto già ammettere che l'assegno l'ha falsificato lui. Da una stanza vede uscire Giorgio e Paolo e gli basta uno sguardo per capire che non va bene proprio nulla. Alla fine i carabinieri chiamano Pietro e gli chiedono di ricostruire gli spostamenti di quella sera. Così come gli chiedono se ha visto dei movimenti sospetti vicino casa sua nei giorni precedenti. Pietro è lì che sta rispondendo, poi d'un tratto bussano alla porta. È un carabiniere che chiede al comandante che sta interrogando Pietro di uscire. Pietro così rimane da solo con un agente in borghese che lo fissa. Passa del tempo, troppo tempo. Pietro continua a farsi mille domande, fino a quando la porta non si riapre e il comandante ha un'altra faccia, ha un altro atteggiamento. Ora Pietro è diventato colpevole. Il comandante, senza tanti giri di parole, gli dice: confessa! Dacci la tua versione dei fatti, cosa avete fatto, chi ha colpito, chi ha pianificato? Oppure devo leggere una delle confessioni dei tuoi coimputati? Pietro ci prova inizialmente a dire: ma che dite, ma io quella sera stavo in discoteca. Ma a questo punto il comandante inizia a leggere la confessione o di Giorgio o di Paolo e dice: l'idea fu di Pietro Maso, l'abbiamo fatto per l'eredità, per fare la bella vita, era partita qualche mese prima quest'idea. Pietro a questo punto ha capito, i suoi amici hanno cantato come usignoli. Interrompe il carabiniere che sta leggendo e dice: si fermi, è inutile che continui a leggere, prenda la testimonianza di Giorgio, di Paolo, io firmo sotto. Il carabiniere a questo punto lo guarda e gli dice: eh no Pietro, ora tocca a te ricostruire tutto, dall'inizio, forza. A questo punto Pietro racconta la sua versione, parla per 3 ore. Il carabiniere al termine della sua confessione gli rilegge tutto, Pietro annuisce e firma. Dopodiché Pietro rimane ancora di nuovo da solo per un po'. Verso mezzanotte il comandante rientra in quella stanza e lo scorta in cella. Lì ci sono circa 4-5 celle. Nella prima c'è Paolo, nella seconda c'è Giorgio. Quando Pietro passa vicino alla cella in cui c'è il suo amico Paolo, il ragazzo gli urla: assassino! E lì Pietro capisce. Maso non c'è più. Ora è tornato ad essere Pietro. Pietro che non ha amici. È mezzanotte e mezzo, Pietro entra nella cella numero 3 dei carabinieri di Montecchia di Crosara. Pietro quindi, rimasto solo nella cella, prende il suo cappotto, lo stende per terra e si addormenta. Alle 10 Pietro viene svegliato con questa domanda: ma come diavolo hai fatto a dormire tutta la notte con quello che hai fatto? Ci sono pochi preamboli, i carabinieri lo portano verso l'auto blu, perché Pietro deve essere scortato in prigione. Ci sono 3 auto, nella prima c'è Paolo, nella seconda c'è Giorgio e nell'ultima c'è Pietro. La macchina su cui viaggia Pietro viene assalita da fotografi e giornalisti. Gli urlano di tutto e di più. Ma quella è solo una piccola parentesi, perché l'auto blu poi va avanti
e si dirige nel carcere Campone di Verona. Pietro a questo punto è in prigione. Una sera è lì nella sua cella che sta ascoltando questa radiolina che è riuscito a rubare, insomma. È una radiolina un po' malmessa, non ha la custodia per le batterie penzolano, deve tenerle insieme con dello scotch. Però, insomma, così Pietro riesce ad ascoltare un po' di musica. Cambia in continuazione stazione, fino a quando non sente pronunciare il suo nome, Pietro Maso. Pietro sente una voce dire: ora dobbiamo chiederci che fine faranno questi ragazzi, e soprattutto Pietro Maso. Che dei tre è il più isolato, il più odiato? Che facciamo? Lo abbandoniamo? Lo sopprimiamo vivo, come meriterebbe? O gli tendiamo la mano e cerchiamo di recuperarlo, tenuto conto della sua giovane età? Certo, in questo momento è più facile essere giustizialisti che muoversi al perdono, ma se noi lo lasciamo lì, in carcere, nel dimenticatoio, commettiamo lo stesso identico crimine. Quella è la voce di Don Guido Todeschini, il direttore di Telepace. Appena Pietro sente l'uomo parlare, decide di scrivergli una lettera. Quella doveva essere solo una lettera di ringraziamento, e invece si è trasformata ben presto in abitudine. A quanto dice Pietro, è stata proprio la fede a fargli comprendere che ciò che aveva fatto era gravissimo. Ma lui è comunque figlio di Dio, e Dio perdona anche i figli che commettono i peccati più terribili, se si pentono davvero. Don Guido, dopo aver tenuto un lungo scambio di lettere tra lui e Pietro, nel febbraio del 1992 decide di andarlo a trovare. E Pietro a questo punto ha pensato che se quell'uomo faceva tutto quello per lui, allora lui doveva essere degno del suo sacrificio. Le accuse contro il ragazzo sono per omicidio volontario, che a chiusura di istruttoria diventa duplice omicidio volontario pluriaggravato. Le aggravanti sono la crudeltà, i futili motivi e, per Pietro, anche il vincolo di parentela. Per la perizia psichiatrica richiesta dal pubblico ministero, viene chiamato lo psichiatra Vittorio Andreoli, che peraltro vi ho già nominato in altri video. Dalla perizia salta fuori che tutti e tre i ragazzi sono stati dementi. Damiano è minorenne, quindi viene poi condannato a 13 anni dal Tribunale dei Minori. Mentre al processo presso la Corte d'Assise di Verona, il pubblico ministero chiede la massima pena per Pietro Maso, mentre per Giorgio Paolo chiede circa 30 anni. Il 29 febbraio del 1992 viene emessa la sentenza. Pietro Maso è condannato a 30 anni e 2 mesi di reclusione, mentre Giorgio Paolo ha 26 anni di reclusione. Pietro sconta la sua pena in regime di semilibertà nel carcere di Opera, a Milano. Nell'autunno del 2006, e dal 6 al 9 aprile del 2007, ottiene dei permessi premio. Oltre ad essersi avvicinato molto alla fede, Pietro ha anche preso parte ai programmi rieducativi, ha rincominciato a studiare. Il 13 aprile del 2015 Pietro viene rimesso in libertà. Nel 2016 il ragazzo arriva ad avere seri problemi con le dipendenze, più precisamente con la Coca-Cola. In realtà oggi Pietro Maso ha 49 anni, è sposato, ha un lavoro stabile e pare che non se la cavi neanche poi così male. Detto questo, ragazzi, io penso che la storia di Pietro Maso sia davvero davvero interessante. Non è una storia comune come tutte le altre. Pietro è cresciuto con delle difficoltà. Lui dice che non vi era alcun odio profondo, odio antico verso i suoi genitori. E invece, secondo me, quell'odio c'era. C'era perché quando era piccolo i suoi genitori lo tenevano permanentemente chiuso in casa. Di conseguenza penso che questa situazione abbia creato del risentimento in Pietro. Lui forse non se n'è neanche reso conto negli anni, però quel risentimento ha continuato a rimanere dentro di lui, ha continuato a crescere, a montare. E infatti si è arrivati a questo punto. Pietro Maso ha fatto fuori i suoi genitori perché voleva fare la bella vita? Non proprio. Pietro Maso ha fatto fuori i suoi genitori perché doveva restituire un debito. Punto. Poi, dopo è arrivato il pensiero di: ragazzi, però, va bene, estinguiamo il debito, ma pigliamoci tutti i soldi che possiamo e poi tagliamo la corda, perché altrimenti ci beccano. Ebbene, sono stati beccati in tempo record. Tutto qui. Però credo comunque che la psicologia di Pietro sia molto interessante, e anche il modo in cui oggi parla di se stesso e dei suoi crimini. Perché è molto interessante vedere un Pietro Maso di 49 anni che racconta quali erano le sue emozioni da diciannovenne, perché a quel punto è riuscito a processarle, le ha capite, le ha studiate e quindi diciamo che è arrivato più o meno a darsi una spiegazione per quello che è successo. Pietro tra l'altro dice che non mente più. Quando le persone gli chiedono come stai, lui è sincero. Certo, molte cose della sua vita vanno bene, ha un lavoro, ha una moglie, però tante volte Pietro ripensa a quello che ha fatto. E quindi inevitabilmente gli viene da dire: caro, oggi non va bene. Perché Pietro? Perché sto pensando a quella dannata cosa che ho fatto a 19 anni e che mi ha rovinato la vita. Questa cosa mi ha colpito di Pietro, la presa di coscienza. E alla fine sono anche contenta che gli sia stata data una seconda opportunità. Io sono onesta, perché
Credo nel carcere rieducativo. Pietro ha ammesso di essersi pentito. Io non posso sapere se Pietro si sia pentito o meno davvero, perché non sono nella sua testa. Posso però credere nella sua buona fede. Secondo me Pietro Maso si è davvero pentito per la cosa che ha fatto quel 17 aprile del 1991. Detto questo, ragazzi, io finito di sproloquiare questo video. Ovviamente sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate voi di Pietro Maso. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Immagino che conoscevate già la sua storia, bene o male la conoscono tutti la sua storia, però sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.